chiamare il nostro amico Alex. Dammi tempo, Alex. Ecco qua. Eccoci. Non c'è morire, Ecco lasciarti soffrire con la lama della notte. Non ho urla! Morte, mortalmente mortale, malissimo. Spero che anche tu ti stia prudendo nell'inferno, carino. Assolutamente sì. Oggi ti vedo abbastanza magro. Sto nelle ossa. Oh, non so più cosa fare. Bevo, 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 niente. Oh. Allora, il primo happy hour che festeggio con te. Anche tu brindi? Io bevo anche la birra che va molto in voga in questo periodo. Corona? Luci, servi tu! Bravo, bravo Cucito Rising, è la nostra! Quasi Scusate! 300 anni di vita! Per molti pochi anni di vita e tanti di morte! Caro cugino, innanzitutto voglio ringraziarti per questa diretta e per questo debutto di Nonna Urna. E Io poi sono voglio sapere da felicemente te che incantato cosa di ti fare la sua presenterai oggi. conoscenza, nonna Urna. Ho tanto sentito parlare di lei in altre epoche distanti. Servi tu, luce! Scusa, mi sono dimenticato, non c'ho più la servitù dal 1700. Devo arrangiarmi. La vita del millennial è difficilissima. Ebbene, cara nonna Urna. Oggi tu ci presenterai alcune maschere. Assolutamente sì. Molto bene, io partirei dalla prima maschera. La prima maschera è stata la prima, primissima maschera che ho avuto in morte. Regalata da Babbo Rising nel lontano 1994. Ma per noi è niente. Ti lascerà mortalmente stupefatta. Oh. E Forza, allora, forza! signore e signore, ecco la prima maschera. Ma che cos'è quello? Sei tu Cos'è quando ti brucia in quello? Cos'è cucina? questo? È Fred Krueger! Molto bene, molto bello! Fallo vedere un po' più da vicino! È vergognoso, si vergogna. Però questa è la prima maschera con tanto di sigillo dietro, indicando l'anno. Non so se riuscite a vederlo, Se però non si poco vede bene, puoi difficile. sempre accendere un accendino. Oh, accendino! Accendino! Ho i cerini per l'accendino. Non ho bisogno di accendini veri, perché ho già preso fuoco una volta al mantello. E allora da lì ho deciso di non usare più accendini veri. Io intanto, mentre tu presenti le maschere, continuo a bere. E io che? Screanzata! Vergogna! 100 anni di vita ti desidero! Maschera di Freddy Krueger è l'originale? No, naturalmente. Sì, della New Line. New Line Cinema. Non è l'originale, però è del 1984. Di conseguenza è una reliquia, come me e come te. Quanto mi piace quando mi fai complimenti! Ti vedo più marcia del solito, cara. Assolutamente sì, ovviamente! E allora ti dico in maniera sgarbata di passare alla seconda maschera! Correndo. La seconda maschera. Aspetta. Ho appena trovato un piccolo ricordo da zio Tibia. Bello! Caro. Bello! Sembra un pezzo d'osso di nonno Fiele! Sembra un pezzo di osso di nonno Fiele, il mio amato compagno! Mi hanno ingannato, mi hanno detto che era di zio Tibia. Non importa, mi piace lo stesso. Mangia, mangia, che fa bene agli ossa! La linea, mia cara, la linea.
E allora, seconda maschera. Sì. Vi do un indizio. Fai vedere. Venite a giocare con noi dal 1907. Sembra danza la numero di Twin Peaks del Green Hornet, solo che quelli erano verdi. Bevi, nonna Urna, bevi, hai bisogno di bere. Ti vedo come mummificata, disidratata, direi io. Direttamente dalla stanza 237. Colpo di scena, arriva lei. Eccolo, eccolo, questo volto, anzi questo muso mi ricorda qualcosa. Io il fine settimana, mia cara, quando non sono collegato a internet. Chissà se questa maschera si laverà molto spesso i denti. Assolutamente. E conseguenze anche, conseguenze disastrose per tutta l'umanità. Cugino, raccontaci un po' questa, l'avvio di questa maschera, quando è stata comprata, perché è stata comprata, da dove è venuta. Quante cose vuole sapere, nonna Urna. Voglio sapere tutto! Noi donne siamo molto curiose e soprattutto Questa maschera pettine. viene dal film Shining. Ah, In un momento bene, molto intimo. bene. È molto carina. E rappresenta un orso truccato, teoricamente rappresenterebbe nel film l'abuso, lo stupro, o anche la voglia di bere. Beviamo, una urna, beviamo! Vediamo. Un epiore così non l'avevo mai visto. Oh. Che pozione sta bevendo lei? Di ringiovinamento non mi sembra, se no non No, sto funziona. bevendo un croghino. Ed ecco qua, questa è stata acquistata quest'anno, è stata prodotta dalla Trick or Treat Studio Sì. e distribuita anche da Madabout Horror, distributore ufficiale europeo della Trick or Ecco, Treat Studio. caro cugino, c'è chi ci dice che siamo pazzeschi, la nostra Nati ci dice che siamo favolosi. Favolosi no? Terrorifici! Favolosi! Osata! Siamo Come orrendamente osa lei! Bloccatela immediatamente! Ciao Nati! Ci vediamo questa notte dopo, all'ora della pizza! Sì, assolutamente, dopo che ci siamo ubriacati completamente. Che è la prima volta che bevo! Vergogna! L'ho fatto solo per compagnia, che sappiano! Molto bene. Terza maschera. Oh, altra maschera. Per questa successiva maschera bisogna dire all'unisono qualche parola da questo fantastico Bibbia. Quel libro lo conosco molto bene, ne ho una copia. Addirittura, con gli occhi e con i denti, adesso ricordano la urna. Sì, se tu aspetti, io te la vado subito a prendere. Aspetta, Colgo l'attimo, nonna urna non vede e io bevo. E allora ripetiamo all'unisono le frasi per risvegliare i morti. Pensa che mi hanno detto che qui sopra vengono aggiunti tutti i vincitori degli Ore d'Orrore Awards e non solo! Mi lasci imputridito. Il gatto mi ha mangiato la lingua, non ha urna. E io dopo mi sono mangiato il gatto. Mangiamoci i gatti! Sì! Mando alle ciance. Clatu, Venata, Netto. Addio! Ma con questa che cos'è? È l'invocazione per la prossima maschera. Oh. Fantastico, Cugino Rising! Ne hai sempre una! L'importante è non averne troppe, che se no uno si confonde di nomi, per esempio. E qui abbiamo una fantastica maschera sempre della Trick or Treat Studio. Sì? E sì.
Un saluto ad Ash. Ash, Ash, sto bene, Ash, sto bene. Libera tua sorella Cheryl. Caro cugino, sì? Credo che la maschera, quella che stai presentando, abbia dormito poco ultimamente. Ha molte occhiaie. No, dorme lei dorme. Il problema è che ha qualche problema con la circolazione sanguigna. Ha qualche problema con lei. E beh, l'altra morte. Se la passa la morte. Il nostro caro protagonista di Happy or Dead. Scusa? Il nostro caro protagonista di Evil Dead. Evil Dead, sì, basta, basta. In privato, vergognati, screanzato. Ma aveva tutti quei capelli? Eh? Ha i capelli fantastici, guarda. Bei capelli. Curato nei dettagli. Anche un... Questo sangue penso che non sia suo. Penso che sia stato uno sbaglio mio in un momento adatto. Devo dire che questa maschera... è molto molto bella, ha dei tratti diciamo facciali molto simili ai miei, come puoi vedere. Attenta, nonno fiele ci sta osservando, potrebbe diventare geloso. Oh sì, gelosia, gelosia, possessività. Comunque allora... anche lei come Antonietta ha perso la testa. Continuate a mangiare brioche. Brando! Anche prossima Brando non vuole il suo momento di esito. Prossima maschera! Che cos'è quello? Che cos'è quella cosa? Saluta Brando, saluta nonna Urna. Saluta nonna Urna. Una volta ne avevo uno. Continuiamo con un'altra maschera? Sì. E continuiamo bene? Happy Horror! Happy Horror! Oh. Ah, che meraviglia! Adoro, adoro! Oh. Prossima maschera! Tu che riesci... Quante ne abbiamo presentate fino ad ora, cugino? Eh? Quante ne abbiamo presentate fino ad ora? Tre. Fred Krueger? La cagna di Shining? Sì. Yash. Bene. Vorrei e adesso proporvi... presentiamo una maschera da un film di Carpenter. Sì. Prova che a indovinare film, che film? The Thing? No. Aspetta, ne dico una. Halloween? No. La cosa si fa molto interessante. Che altro film posso dire? Dammi un indizio. Ah. Diciamo che guardano sempre l'ora. Ah, allora ho capito. Ho già capito. Però non me lo dici. Oh, vergogna. Allora ecco qui. E si vivono. E noi si vivono. È fantastica questa maschera, come il film, che è un grande cult. Sì, è bellissimo. All'epoca però non era tanto cult. Quando era uscito ricordo che è stato sezionato proprio il B-movie, però con gli anni poi ha preso passo di conseguenza. Eccola qua. Meravigliosa. Sì, vogliamo ricordare che questo film è stato una grande critica sociopolitica. E questo sì. In quel momento, quando uscì il film, naturalmente creò molto, molto bellissima. Il film è un capolavoro, ci dice Goldie Wendy 22. Grazie, Goldie Wendy. una nostra nipotina Goldie. Che ci ha commentato. Sì. Comunque il giorno d'oggi questo film rimane un gran cult e ci dimostra le grandi idee che avevano negli anni '80. Assolutamente sì. Cosa mostra che purtroppo personalmente perché è fantastica.
cosa che personalmente il giorno d'oggi si scarsa di idee, però vabbè, non importa. Fai vedere. Siamo collegati con il Quirinale. Ecco il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Obey, drink. Mi arresteranno. Che felicità. Pietro ci dice: bella la maschera, di essi vivono. Grazie Pietro, grazie. I capelli, anche questi, sono morbidi e setosi. Altro che film di serie B, la TV. Mi è scappato il commento che voglio però andare a ripescare immediatamente. Andiamo a leggere. Altro che film di serie B, la TV italiana lo trattava come film di serie C, dice One Minute of Love. È vero! È vero, vendetta! Vendetta! La stessa cosa che disse Lazzaro a rialzarsi. Vendetta! Anthony Black ci dice: il guardiano della cripta vi fa un baffo. Io direi anche la barba! Barra? Mi fa le costole, cara! Le costole! Caro Cugino Rising, oggi assomigli un po' a Phantoman. Effettivamente me l'hanno detto, però è lui che assomiglia a me. Screanzati, vergognatevi, vi desidero altri 100 anni di vita. E di felicità. Oggi sei proprio antipatico al massimo. Ti adoro. Antipatico no, realista. Bene, vedi? Goldie Wendy 22 dice che assomiglia a Phantoman. Goldie Wendy, questa cosa non finisce qui. Abbiamo un conto in sospeso. C'è qualcuno che dice: boh, cazzo, sta succedendo. Morti in morte. Siamo usciti completamente fuori di capoccia. Perché i tramonti sono pupazzi da legare? Nonna Urna, finalmente sei con noi. Grazie Isabel, grazie. Isa. Abbiamo 12 minuti ancora a disposizione, quindi prossima maschera. E allora questa maschera, chissà cosa guardiamo. Non lo so, guardavi in giro. Io ho guardato in giro anch'io, non si sa mai. Certo. Prossima maschera è uno dei personaggi che ha la putrida e orrenda nonna urna. Stiamo parlando dei classici del terrore. Sì. Della Universal. Sì. Sì. Stiamo parlando di lui. Ah, di Alba Barietti! L'uomo pesce! È il mostro della Laguna Nera! È l'uomo pesce. Però con le labbra che assomigliano molto ad Alba Barietti, io insisto per una querela. baciami, nonna Urna, baciami! Ti bacerei anche, ma moriresti con il mio alito. Perché non conosci il suo? Isabel ci dice che quello è il suo fidanzato. Pensa te! Non sei felice? Sotto la maschera, niente. Caro Cugino Rising, c'è chi ti chiede di mettere i cramps. I cramps. I cramps! I cramps! I cramps! I cramps! Io l'unico cramps che conosco è questo! Sì! Cramps! I cramps! Allora vi mostro meglio questa maschera con tanto di pinne! Bellissimo!
Cerino Tough Love ci dice quello con cui ci fanno il McFish. Questa è veramente una bruttissima battuta, ci piace, ci piace molto. Questa sera sushi. Questo gradino fa letteralmente cagare. Mandamene un poco, sono invidioso adesso. Almeno potrei andare al bagno. Non mi parli di bagno, signora Urna, non mi parli di bagno. È passata da nonna Urna, signora Urna, adesso si offende. Anthony ci dice, ragazzi, siete fuori di testa, sono ubriaco ma più lucido di voi. Sicuramente. Grazie per i ragazzi, ma insomma... La lucidità uccide. Ragazzi, proprio non tanto. Tu che dici, cuginetto? La lucidità uccide. Allora, abbiamo finito con le maschere? No! Se vuole... Ne ho quante ne vuole. Meno di 9 minuti, meno di 8 minuti a disposizione per questa mezz'oretta. E allora beviamo. Vai, vai. Un calice. Un bellissimo calice. Dalla mano. La prossima volta dovrei bere con quello. Direttamente da Jack lo squartatore. È una delle sue vittime. È un dito da vittima. Salute! Salute! E questo schiarisce la voce! Che siate tutti morti e contenti! Continuiamo, mia cara! Una maschera arrivata in settimana! Ah! E chiudiamo con questa! E allora qui ho pure la scatola! Di tutte le maschere che vi ho presentato bello. Precedentemente. Un unboxing mortale! Immortale no, mortalissimo! Abbiamo una maschera, mentre le maschere precedenti a parte. Ma... Mi confonde, signora Urna, mi confonde! A parte a tutte le maschere che ho presentato precedentemente, se non quella della New Line di Freddy Krueger, le altre maschere sono direttamente da Trick or Treat Studio. Se le potete trovare in Metabout Horror. Vi presento invece quest'altra maschera della Little Shop of Gore. Ho già il nome eccitante, vero? Sì. Little Shop of Gore. Leadership of God. E qui abbiamo il duk 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 Babadook, uno dei miei film preferiti. Infatti il protagonista di Babadook è quel mostro, è mio carissimo amico. Anche tu ce l'hai in cantina di tanto in tanto o in soffitta? Certo, mangio con lui vermi, terra bagnata e tanto altro, eh! Oh, spero che tutto quanto sia condito con carne marcia, se no non vengo. Arrivederci, Fabio! Ci dice Babadook, chiudi il libro, non c'è più, chiudi gli occhi ed è con te, sei già morto, 1, 2, 3! Bene, basta! La urna mi vince! bevi che fa bene! Te ne vai prima all'altro mondo! No! Ma noi siamo già nell'altro mondo! E allora, ecco il Babadook! Apriamo! Lo vedo! Basta! Io lo vedo! Fantastico! Assomiglia al mio nonno fiele! A che? Al mio nonno fiele! Ah, nonno fiele! Certo, anche lui certo. Al cilindro? È fantastico! Questa, a differenza delle altre, è una maschera vuota. Questo è un peccato! La riempiremo quando uccideremo qualcuno!
adesso, come se ieri notte non hai ucciso tu qualcuno. Ti ho vista, c'ero. Non ti ho detto niente perché sapevo che avevo male live. Assolutamente ho ucciso, ma prima li faccio un po' soffrire. È timida. E non le piace parlare. No, no, no. Allora, qui abbiamo la maschera numero 39. 39 su 50 dalla leadership ancora. Anzi, me la provo. Vediamo, vediamo l'effetto sul cucino. Che donna, che donna, che donna, nonna urna. È veramente molto divertente. Babadook, 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 Babadook. Babadook, sono tu. Cugino, hai altro da presentarci? Reverenza. Abbiamo presentato tutto? Dai, se vuoi continuo. Allora, facciamo un rapido riepilogo. Ripresentiamo tutto ciò che abbiamo già fatto vedere. Vai, prima maschera. Allora, abbiamo la prima maschera. Fred Krueger. Il nostro amico Freddy Krueger. Del 1984, una reliquia come noi. Seconda maschera. La cagna, l'orso. Scusate, ho sbagliato di film. Stavo pensando all'inferno. Terza maschera. Dal film Shining. Certo, chi non lo sa non deve seguire più queste dirette, lo diciamo proprio in maniera assoluta! Non sono vergognata, siamo in pubblico! Altra maschera, da perdere la testa! Il nostro, diciamolo... Ash! 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 Dimmelo un'altra volta, nonna urna, sei bellissima quando lo dici! Ash! Ash! Ancora più utile di prima. Fammi uscire, Ash, fammi uscire, sto bene adesso. Ah, sto bene adesso. Davide insiste, è arrivata mezzanotte, con il letto faccio a botte, ora inizia la mia guerra con le bestie della terra. Molto Dario Argento, molto non sonno. Grande Davide. Un saluto a tutti ragazzi. Cosa abbiamo presentato dopo? Fermi. Si è lamentato. Ho presentato povero corvo. Brandon. Ciao, bene, tra poco ti darò un po' di carne umana, non ti preoccupare. Brandon dal film Il Corvo. Abbiamo presentato il sushi che mangerò questa sera. Il mostro della Laguna Nera che noi abbiamo simpaticamente ribattezzato Alba Perietti, perché le labbra sono quelle. L'uomo pesce, la donna pesce. L'ermafrodita pesce più che altro, perché non si capisce ancora se il giorno d'oggi è come la forma dell'acqua. Allora, e infine, se non erro, fermi. Essi vivono, vivono, vivono. E noi moriamo. Ci dicono che noi siamo fuori come delle bestie. Viva, viva le bestie. Hostile, ma non ho Harry, ci dice Noemi. Davide ci dice: l'uomo nero non è morto, ha gli artigli come un corvo. L'epa ha paura la sua voce, prendi subito la croce, apri gli occhi, resta sveglia, non dormire questa notte. E allora te ne dico io un'altra. Aspetta, cerimoniale. Malocchio i gatti neri,
malefici misteri, il grido di un bambino bruciato nel camino, e spunta fuori l'ombra, l'ombra della strega, nell'occhio della strega il diavolo si annega, e esco fuori l'ombra, l'ombra della strega, la vigilia di ogni santi, c'han paura tutti quanti. È l'età. Marcus ci dice che ci sono 348 persone con noi, putride creature, grazie Marcus! Morte, delirio e soffrimento tutti quanti! Non saprete mai quanto piacere possiamo darvi! Ma che bella maschera, complimenti, complimenti, complimenti! E no, questa non è una maschera, questa è veramente la mia pelle! La mia bella pelle! La mia bella pelle! Molto bene, Cugino Rising, noi sicuramente ci rincontreremo tra due venerdì. Fantastico. Quindi preparati e torneremo a presentare altri articoli di genere che ci piace tanto, l'horror. Ore d'orrore, adesso, sempre, ovunque. E detto fate questo paura. Mi auguro una buona notte. Mi sono portato il sacco a pelo. Cugino, cugino, ci dicono che facciamo paura, voglio la mamma. Ma no, non facciamo del male. Noi facciamo male. Dipende dalla mamma. Possiamo sceglierla noi, la mamma. Vabbè, va bene, John Crawford. Vi voglio ricordare a tutti che venerdì prossimo aspetterò qui mia ospite Ila Endila, la nostra Ilaria dell'oltretomba. Anthony ci dice: Rising, vorrei spaventarmi ma riesce a farmi ridere, gran bella maschera pelle, ma si può morire anche dal ridere. Esattamente, lo usavano come tortura nel Medioevo, la piuma sotto il piede, e ridi, e la gola si gonfia, e muori soffocato, letteralmente morto dal ridere, se non lo sapevate. Riderò! Carissimo, io ti saluto, ti mando un bacio, mio caro parente, ci vediamo tra due venerdì. Con le piore. Ti auguro una fetida e putrida settimana, fine settimana. Ciao, mostri sottili. Ciao a tutti. E non sono Phantom Man.